È stata emanata dal Comune di Sirolo l'ordinanza di concessione demaniale marittima nello specchio acqueo antistante la spiaggia delle Due Sorelle per la creazione del primo campo boe dedicato esclusivamente a canoe, SUP e natanti similari. Dopo l'ok della Capitaneria di Porto e dell'ente Parco del Conero, mancava solo l'ordinanza a rendere possibile una più ordinata fruizione della famosa spiaggia delle Due Sorelle, una delle poche raggiungibile via mare. Un'azione necessaria per il mantenimento delle norme anti-Covid e per il distanziamento, che quest'anno è garantito tramite l'apposita prenotazione con l'applicazione per cellulari e tablet iBeach. Abbiamo sentito il sindaco Filippo Moschella. Sì, per tutelare la spiaggia delle Due Sorelle abbiamo lavorato nei mesi scorsi con la Capitaneria di Porto e con il Parco del Conero per costituire questo campo boe. Stamattina, dopo le autorizzazioni di questi due enti, abbiamo emesso l'ordinanza per costituire il campo boe a seguito della concessione demaniale. In questo modo chi verrà alla spiaggia delle Sorelle avrà modo di attraccare alle boe ed andare sulla spiaggia. Questo per in primis garantire i distanziamenti che sono stati richiesti dalla Regione Marche in misura anti-Covid e in seconda battuta per avere una maggiore fruibilità della spiaggia al fine di accogliere il maggior numero di turisti possibili.